innegabilmente molto complicati per eventi naturali. Siamo partiti nel 2018 col crollo del ponte, la mareggiata, e poi insomma abbiamo finito con questi ultimi 2 anni di emergenza pandemica che hanno molto complicato le cose da un punto di vista associativo e dal punto di vista operativo. Però al di là di questo sono stati complessivamente anche 4 anni positivi da diversi punti di vista. A questo punto è importante che ci sia una ripresa, e qual è l'auspicio di un presidente uscente? Beh, io credo che in parte la ripresa ci sia stata, credo che rispetto a 4 anni fa il territorio sia oggi più solido per tutta una serie di iniziative che sono andate a buon fine negli ultimi 4 anni. Credo che la criticità principale per i prossimi 4 anni sarà affrontare il tema dell'adeguamento infrastrutturale, perché senza quello viene a mancare un prerequisito fondamentale. 3 anni fa, proprio in occasione dell'assemblea, avevo detto prerequisito per la crescita, oggi credo sia un prerequisito per la sopravvivenza.